Oggi vi porterò con me in un viaggio attraverso questo affascinante borgo medievale, ricco di storia e sorprese. Saludecio vanta origini antichissime, con tracce di insediamenti che risalgono addirittura all'età del bronzo. Ma è nel Medioevo che il paese prende davvero forma, diventando un importante centro della signoria dei Malatesta. Passeggiando per le sue strade, si respira ancora quell'atmosfera d'altri tempi. Girare tra i vicoli di Saludecio è come immergersi in una galleria d'arte a cielo aperto. Ad ogni angolo mi sono imbattuto in splendidi murales che raccontano storie, leggende e tradizioni locali. Ecco, dipinti anche qua. Guardate che meraviglia. Il giro, dipinti anche qua. Bellissimo. Con questa macchina di una volta, Peter Pan. È una continua scoperta, un susseguirsi di immagini che animano i muri e danno vita al paese. Ma la sorpresa più grande? Ho trovato persino delle auto dipinte come veri e propri murales ambulanti. Un tocco di creatività che rende Saludecio davvero unico. Il panorama che si gode da qui è semplicemente mozzafiato. Dalle mura del borgo lo sguardo spazia sulle dolci colline circostanti, fino ad arrivare al mare Adriatico in lontananza. È uno spettacolo che cambia con le stagioni e che non smette mai di incantare. Tuttavia, devo confessare che questa volta ho avuto una piccola delusione gastronomica. Ero venuto con l'idea di gustare una buona piadina con lo squacquerone, il formaggio cremoso tipico della zona. Purtroppo la piadineria del paese, un locale davvero caratteristico che sembra fermo nel tempo, aveva finito proprio lo squacquerone. Forse qualcuno se lo era mangiato tutto. Un vero peccato, ma sarà una scusa in più per tornare presto. Nonostante questo piccolo inconveniente culinario, Saludecio rimane un luogo magico. Se cercate un'esperienza autentica, lontana dal turismo di massa, questo piccolo borgo romagnolo è la meta ideale. E chissà, forse la prossima volta riuscirò finalmente ad assaggiare quella piadina con lo squacquerone che tanto desideravo.